Oggi parliamo di un'acustica che per noi chitarristi amanti della chitarra elettrica, questa non ci fa sentire tanta differenza. Sigla. Buongiorno amici, bentornati, qui siamo al BM Blues ed io sono Paolino. Oggi vi parlo di una Ibanez elettroacustica molto divertente. Prima di iniziare a parlare di lei, chiaramente come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un bel like e non dimenticate la campanellina. Tutta questa procedura ormai lo sapete, è gratis per voi, ma per me è molto importante. Bene, però parliamo di lei. Questa è una Ibanez Talman, è un po' usata, io la utilizzo spesso quando sono sul divano così per divertirmi o con gli amici qua nel salottino senza attaccare amplificazione eccetera, utilizzo lei. Questa chitarra è leggerissima, costa pochissimo, ha un suono molto bello, una tastiera in Roselt che si avvicina un po' al palissandro, appena, però è molto divertente, il manico molto stretto, vedete che l'impugnatura è veramente semplice, una action molto molto bassa, leggerissima, la cassa come potete vedere è molto stretta, quindi non abbiamo un'armonica imponente come le vere chitarre acustiche folk, insomma, che si fanno sentire, hanno una fascia molto larga. La fascia qui praticamente è in sapele, mentre il top è in abete. Bella, bella chitarra, divertente, un buon pick up. L'Ibanez ha inserito all'interno un pick up abbastanza buono, lavora molto bene e cosa molto bella è che sulla spalla superiore ha una sorta di equalizzatore, dove troviamo appunto una regolazione per i bassi, per gli alti, un treble e il volume. In più abbiamo comodissimo un accordatore, quindi siamo in giro, attacchiamo l'accordatore, accordiamo la nostra chitarra e strimpelliamo. Come suoni non è neanche malvagia, suona abbastanza bene, essendo sempre una chitarra abbastanza piccola, con fascia piccola, ha un'acustica che a me non dispiace. Non è per niente male, lavora proprio bene, divertente. Certo, una chitarra acustica di quelle vere avrebbe un suono più imponente. Però poi se andiamo a inserire il nostro jack ed entriamo nell'amplificatore, ora sentite un po' il fruscio dell'amplificatore, però lei rende molto molto bene.
Non mi dispiace, se andiamo ad aiutarla con un piccolo chorus, fa veramente divertire questa acustica. Piace molto. Certo, se andiamo a toccare un po' troppo i bassi, spengo l'ampli, questo con l'amplificatore, se è troppo vicino va un po' in feedback, ma è normale, è normale, evitiamolo. Ma possiamo anche bypassare questa cosa mettendo il tappo sulla chitarra, quindi andiamo a eliminare un po' questo effetto armonico acustico che è normalissimo, ripeto, e come pick up ci siamo, insomma è molto divertente. Adesso vi ho fatto proprio due accordi così per farvi sentire come funziona questa chitarra, ma a me non dispiace. Questa chitarra chiaramente la potete trovare da Firebird, in questo momento non so se ne abbiamo in magazzino, ma io vi metto tutto in descrizione, link eccetera. Costa veramente poco, quindi con poca spesa tanto divertimento. È una Ibanez, quindi è una garanzia, Ibanez è sempre una garanzia. Io la maltratto un po' questa povera chitarrina, ma la uso un po' per divertirmi, ok? E voi cosa ne pensate? Bene amici, vi aspetto giovedì prossimo per un'altra recensione. Lunga vita al blues e buon pomeriggio.